Giovanni, buongiorno. Buongiorno a te. Senti, oggi parliamo di verdure Va cotte, bene. perché sono una cosa che vanno tanto a Pistoia. Le faceva la nonna, le facevano le bisnonne, però ora le fa Demetra. Senti, Davvero, davvero, davvero. le vostre verdure cotte sono cotte a vapore Sì, intanto. sì, sì, sì. Raccontaci qualcosa, come nasce questo progetto, questa idea, perché Sì, allora è questo. un'idea già affermata da anni. Sì. Di queste nasce, diciamo, con il mio fidanzamento, perché quando mi sono fidanzato, mia moglie faceva, diciamo, mio suocero, insieme a mia suocera, appunto, facevano le verdure cotte, che ancora oggi e tuttora lo fanno. Lei è morta, poverina, invece lui è sempre vivo e continua sempre a fare le verdure. Io ho lavorato con lui per 15 anni, dopo 15 anni mi sono messo per conto mio, quindi sono già oltre 20 anni che sono da solo. E appunto 20 anni fa ha creato il marchio Demeter, Dea della fertilità. Demeter vuol dire Senti, e come prodotti, spinaci, terra, bietole, rape, cicorie, cavolo nero e poi anche tutti ceci poi. diversi tipi di legumi, ceci, fagioli, fagioli neri, chidne, che uno che vuole, che corona, che cerca e che trova su Demeter. Senti, modi di cucinare ce ne sono tantissimi. Certo, allora le verdure in foglia, tutte cotte al vapore e raffreddate tubo in tubo. È un sistema che, diciamo, che noi si è messo degli anni appunto per metterlo a punto. Invece i legumi sono su una pentola a, diciamo, a bassa pressione, dove i legumi vanno cotti nell'acqua, purtroppo non si può cuocere sempre a vapore indiretto, però è cotti nell'acqua. Senti, io ho controllato prima abbastanza segretamente i tuoi impianti, moderni e mi sembrano anche efficaci. E se Meno non ho capito male, ti arriva il prodotto che è selezionato dalla tua male. azienda, Certo. tempo un'ora, è pulito, lavato, cotto ed è confezionato in Ma frigorifero. tu mi fai conti in tasca, te? È vero Sì. o no? E quindi si riesce anche a mantenere. Le freschezze che ci sono, sì, del prodotto, sì. Senti, ma qual è il prodotto che ti piace di più a te? Ma a me tutti, io senti, e mangio tutto. Io addirittura per 3 anni facevo le lenticchie dove nessuno li voleva, io li facevo, sai perché? Perché piacevano a me. E a distanza di tempo, piano piano, si sono affermate Quindi non mangi le lenticchie in scatola a casa? anche quelle. No, 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 a casa mia, con testimonianza, tutti i giorni se vuoi venire a casa mia, ci trovi sempre un piatto dei miei prodotti, minimo un piatto, se no anche due. E poi, visto che siamo in zona, c'è anche il cavolo nero quando è stagione. Certo, io, se, una bella zuppa di cavolo ci vuole, ogni tanto. Senti, e come mai non ti sei mai convertito ai surgelati o congelati? No, perché io sinceramente ti dico che i surgelati sono buoni, come prodotti sono buoni, perché oggi la sicurezza c'è anche nel surgelato. Il fresco si sa è migliore, se lavorato bene però. Però cotto a vapore preparato come lo faceva la nonna, forse. Te che pensi? È meglio, no? O no? Non lo so, uno spicchino d'aglio secondo me È un lo pomodoro saltiamo. buono, è un pomodoro Esatto, buono, e siamo a sì, è posto. vero, Va bene, io per ora ti ringrazio Giovanni, ci vediamo è vero. presto. Ok, ciao e grazie a te. Ciao. Alla prossima.